Ah, Onesimus, benvenuti nella seconda puntata sull'app Usul. Ho deciso di dividerlo, mentre stavo registrando, ho deciso di dividerlo in due puntate, così che avete video più brevi, circa 20 minuti, perché purtroppo l'argomento è bello, è lungo, quindi non si può dire facciamo un video lungo, non si può fare un piccolo scritto. Quello scritto potete anche trovarlo concettualmente online. Più che altro è giusto poterne parlare un po' in maniera più ampia per poter avere delle idee per quanto concerne un po' di più chiarezza, ok? Allora, detto questo, iscrivetevi al canale come vi chiedo sempre. Ovviamente questa non essendo la seconda parte, cerco di essere più breve possibile nell'introduzione perché lo sto registrando lo stesso giorno, quindi chi ha visto il primo guarderà il secondo. Iscrivetevi al canale perché ci state aiutando e fate in modo di darmi l'input di proseguire a questo lavoro. Perciò cercate di chiedere ai vostri amici di iscriversi. Comunque sono Seonghyun Devi Cho, maestro del Kanku Kanaiki, sesto dan di Aikido, Menkyoku Ten Taitoryu. Ho qualche grado sopra la cintura di judo e dal 14 ho fatto un po' di box. Questo per definire quello che io sono tendenzialmente per chi si approccia per la prima volta al video, però sappiate che non mi atteggio da maestrone né tantomeno mi interessa fare queste cose. Io preferisco invece di essere uno dei tanti all'interno della comunità che cerca di condividere la sua propria esperienza, come del resto voi state condividendo la vostra con me, ed è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi iniziamo la seconda parte e che dire, grazie di aver visto la prima parte per chi l'ha visto e proseguiamo, ok? A tra poco. Ai, Onesimasu. Allora, nella prima parte abbiamo cominciato a definire chi era Asao Yoshida, che sarebbe Chaeyoung Soo, che effettivamente l'Hapkido e il Daitoryu hanno effettivamente delle cose in comune, molto molto in comune, ed è molto affascinante questa cosa. Tecnicamente si vede quell'imprinting dello quello che viene chiamato principio della terra, ok? Principio della terra che compare anche nell'Aikido, anzi nell'Aikido compare ancora di più perché l'Aikido, per quanto c'è l'Aikido giapponese, Ueshiba ha fatto in modo che lo stile si sviluppasse tutto attorno all'Aikido Jutsu. Perciò molte delle cose che fa vedere Ueshiba Sensei nelle sue pratiche, poi i suoi allievi, è Aikido Jutsu, è palesemente Aikido Jutsu. Mentre invece i principi del Hiden Bokoro, cioè il principio terra, viene assimilato in alcune scuole, tra cui nel Kotai dell'Iwama Ryu, nello stile Yoshinkan e anche nello stile Shotokan, che sarebbe la scuola Tomiki, che nella prima parte mi sono dimenticato di raccontarvi. Quindi in generale noi sappiamo che l'Aikido ha queste connessioni, hanno delle tecniche ovviamente con le pronunce coreane, tipo il Kotegaeshi, compaiono alcune forme che si ricordano un po' il Daikyo, ossia i Ippon Dori, cosa che è un po' strana perché l'Ippon Dori non compare in modo preciso. Ricordiamoci che anche Ueshiba aveva una stima per il Daikyo, che sarebbe Ippon Dori, del principio Ikkyo. Quindi in sé per sé la tecnica Ippon Dori, che poi distingue, che sarebbe la prima tecnica che impari e l'ultima tecnica che impari, perché è un cerchio, effettivamente non compare nell'Hapkido, compaiono alcune forme che poi vengono invece praticate dal Hankido, che sarebbe una forma di Hapkido, creata da questo personaggio chiamato Myung Jae Nam, il maestro Myung Jae Nam, che fu allievo del famoso Jian Zhe, che, ripeto, quell'attore, quel maestro, guardia del corpo del presidente coreano, del dittatore coreano. In questo momento c'è un lapsus. Dittatore coreano. Park Chung-hee, Jian Zhe, che fu guardia del corpo del dittatore Park Chung-hee, e compare nel film di Bruce Lee, nell'ultimo film di Bruce Lee. Quindi Myung Jae Nam fu anche rappresentante per l'Aikikai, nonostante non facesse totalmente Aikido, e sembrerebbe che da questo maestro Miura, se non mi sbaglio, dell'Aikikai, avesse imparato lo stile Aikikai e cominciasse a insegnare una sorta di Aikido, anche se, essendo i due paesi, Corea e Giappone, molto in una fase di molto, cioè di
totale, quasi totale rottura dopo la guerra mondiale. Ovviamente lui non poteva insegnare Aikido, bensì insegnava Hapkido, però con il legame con la Aikikai Foundation. Infatti tra noi Aikido, che effettivamente noi, molti di noi reputano Myung Jae Nam come il primo predecessore tra dei coreani che fanno Aikido. Oggi le scuole si sono divise tantissimo, ciascuno segue il suo ramo, e tra cui ci sta il Kankukanai, che sono io. Quindi, per parlare di coreani. E quindi Myung Jae Nam però poi si stacca dall'Aikikai e crea un suo stile che è l'Ankido, che è molto sviluppato e si vedono dei... È uno stile più vicino all'Aikido, perché effettivamente lui è stato, vi ripeto, rappresentante per l'Aikikai. E perché vicino all'Aikido? Per un motivo semplicissimo, perché lo stile che mostra nel video, cioè nei video che noi abbiamo, io per esempio non ho mai incontrato quel gruppo dell'Aikido. Nello stile che mostra, effettivamente, troviamo molte cose che sono i Tenkan in movimento, che sono tipici dell'Aikido, che serve il Kinonagare, e il principio dell'Aikido Jutsu. Quindi, in sé per sé, noi troviamo delle cose che sono più legate all'Aikido. Però, facciamo un passo indietro, torniamo al discorso di Asao Yoshida, ossia Chen-Sul. Chi era? Cioè, come ha imparato questa cosa? Noi sappiamo che quando arrivò nel 1946 in Corea, andò a vivere a Daegu, che sarebbe una delle più importanti città industriali coreane. Daegu è il cuore della parte industriale coreana, dove la Hyundai, ossia Hyundai come in Italia volete, lo si chiama, o la Samsung, si sono sviluppate e si sono espanse nel mondo. Quindi è dove ci sono le grandi industrie delle grandi navi coreane, che cose che molto spesso per il cittadino medio è collegato più al cellulare e alla tecnologia piuttosto che all'idea che cosa fanno i coreani. I coreani costruiscono grandi petroliere, grandi navi di trasporto per trasporto marittimo. I giganti del mare vengono costruiti tendenzialmente in Corea. Perciò dall'Inghilterra i giapponesi cominciarono a essere i più potenti a costruire le navi. I coreani l'hanno superato grazie all'investimento di Park Chung-hee, cioè il dittatore, sulla città di Daegu, dove lui probabilmente era originario. Comunque, in generale, a Daegu ci andò a vivere Chun-Sul nel 1946 e cominciò a mostrare al padre, cioè, cominciò a lavorare sotto la. Poi vi ho già accennato di questo Seo Pyeok-seo, e lui, questo signore, che fu il primo allievo di Cho Yun-sul, era il figlio del datore di lavoro di Cho Yun-sul. In un alterco sorto, perché all'epoca noi parliamo comunque sia che di un periodo in cui la Corea ebbe anche la guerra di Corea, quindi ci furono molte situazioni strane. Poi ci furono i Giappone, cioè coloro che erano ritornati dal Giappone, che si comportavano in modo un po' ambiguo. Poi vi erano i comunisti che erano nascosti tra i coreani. Era un periodo un po' violento, violento. La Corea dovette superare questo periodo violento e ci volle purtroppo un dittatore per acquietare un po' la situazione, perché purtroppo, come il termine nasce dall'antica Roma, dittatore è la persona che prende il potere quando c'è molta confusione, e in Corea ci fu molta confusione. Il problema del dittatore Park Chung-hee è che non volle lasciare il suo titolo di dittatore per 17 anni e venne assassinato. Come tutti, molti dittatori viene assassinato perché non volevano più lasciare il potere. Questo purtroppo, perché da dittatura si passa alla tirannia, ok? Comunque sia, tornando a noi, Chun-Sul mostra le sue capacità e Seo Bok-seo cioè investe su Chun-Sul affinché possa cominciare a insegnare. Lui all'inizio cominciò a dire in giro che era stato allievo di Takeda Sokaku e che il suo stile era legato al Daito-ryu. Come vi ho accennato, è un po' strano perché negli annali del Daito-ryu, perché Takeda Sokaku manteneva le iscrizioni, manteneva le agende di chi partecipava ai suoi seminari, tra cui compare anche Doshin Soma, quello dello Shorinji Kenpo, ma quello ne parleremo in un altro video. Come del resto fanno meticolosamente molti maestri giapponesi, anche nella scuola Iwama ci sono gli annali, eccetera, eccetera. Quindi, in generale, compare l'entrata della lezione e l'uscita dalla fase di seminario o lezione che sia. E Chun-Sul non compare.
Vero è che potrebbe essere che non compaia per motivi, per vari motivi, nel senso che alcuni dicono che Choyun-sul fosse stato in realtà l'assistente o il servo di Takeda Shokako. Plausibile, perché Takeda si comportava da nobile, non, perché presumibilmente fu molto povero da giovane, quindi arrivato a un certo punto voleva la servitù, voleva mostrare per forza di cose di essere uno del clan Takeda. Anche se lì ci sarebbe molto da dire. Beh, effettivamente si potrebbe anche essere che questo personaggio Yoshida fosse il suo servitore. I coreani erano servitori, quindi è plausibile che fosse questo. Anche se anche lì bisognerebbe vedere se veramente Takeda Shokako avesse avuto un Yoshida. Perché diciamoci la verità, Chunsul spara talmente tante cose strane come racconti. Perché ovviamente e gli allievi poi ci aggiungono. Perché ricordiamo, ci sono sempre gli allievi, aggiungere il mito, cioè trasformare una storia vera in mito e leggenda. Quindi vediamo il caso di Bruce Lee. Bruce Lee fu un grande marzialista. Grande marzialista, un grande attore. No, perché secondo me. Come recitava, lui era un grande marzialista che faceva da attore, però come recitava era un po' scarso, cioè si vede anche nel film che hanno registrato a Roma, le espressioni di Bruce Lee fanno un po' ridere. Non si può collegare a Steve McQueen che era suo allievo, cioè l'espressività di Steve McQueen Bruce Lee non l'avrà mai, però bisogna ammettere che come marzialista e come filosofo di arti marziali qualcosa ha saputo dire, poi farò un video anche su quello. E, comunque la leggenda la trasformarono i suoi allievi cominciarono a metterci sopra e oggi è diventato un'icona perché grazie proprio alla presenza di questi allievi che lo adorano tutt'oggi. Chi l'ha conosciuto oppure chi è stato allievo di allievi o chi si è approcciato a Bruce Lee per la sua bravura marziale di artista marziale. Quindi in generale tendenzialmente la leggenda, il mito viene costruito dagli allievi. Perché effettivamente ci furono delle fonti che per fortuna sembrerebbero che si sono acquietate, scomparse, perché io le ho lette tantissimi anni fa, che Choyun-sul disse che lui fu assistente, perciò poi fu Kaishaku, perciò l'assistente che taglia la testa a Takeda Shokako quando Takeda volle suicidarsi. Non è vero, Takeda non si è suicidato, ok? Quindi anche questa era una pallonata sparata dagli allievi di Choyun-sul. Fatto sta però che effettivamente lui conosceva queste tecniche. Allora, io penso che se voi, amici miei, tra di voi chi conosce la storia della scuola Yang del Tai Chi, noi sappiamo che mi sembra il primo fondatore fu Yang Luchan, poi posso sbagliarmi, comunque se il primo fondatore dello stile Yang fu una persona che copiò lo stile Chen da sopra un albero. Ogni volta che quelli del Chen praticavano, lui si nascondeva sopra un albero e da quel punto osservava e copiava le cose, ok? Copiando le cose, se le riportava e cominciò a creare un suo stile, al punto tale che quando la famiglia Chen spedì delle persone per punirlo, lui, secondo la leggenda, li combatté e li sconfisse, al punto tale che il maestro Chen disse: "Vieni dentro che ti insegno." E quello che insegnò fu non tutto il curriculum del Chen, ma soltanto migliorare quello che aveva imparato, perché ovviamente Yang sembrerebbe che avesse un ego fortissimo e non vuole proseguire, ma sentendosi già forte in confronto agli allievi che Chen gli aveva spedito, lui disse: "No, imparo quello che posso e poi me ne vado." È plausibile che ci possa anche essere questa teoria, perché effettivamente non è sbagliato dire che Choyun-sul conosca le tecniche Aikido. Il problema di fondo, perché noi vediamo da alcuni suoi allievi, soprattutto Kim Yun-sang, che abita anche lui a Daegu, che presumibilmente fu uno degli ultimi allievi di Choyun-sul, anche se anche lì ci sarebbe molto da dire, perché ricordiamoci, i coreani sono molto passionali. E quindi ovviamente quando ci furono molte lotte intestine all'interno del mondo dell'Aikido in cui tutti volevano essere il capo degli altri. Quindi c'erano soldi che giravano, allievi che entravano, soldi statali che entravano. Quindi ovviamente volevano litigarono tra di loro e tutti sparlare uno a barra dell'altro. Cosa ci ricorda? Ah sì, il mondo dell'Aikido in Italia. Ci ricorda le baronie e gli attacchi continui, il continuo dissing e parlare male degli altri. Solo che in quel caso ci sono più soldi, ok? Comunque, Kim Yun-sang fu uno degli ultimi allievi che invitava Choyun-sul verso la fine della sua vita a venire a insegnare nel suo dojang,
E Kim Il-sung ricevette il permesso di utilizzare la parola da Cha Yun-sul, la parola Hapkido per distinguersi dall'Hapkido, perché Kim Il-sung fu un quinto dan di Hapkido, dell'Associazione Nazionale di Hapkido in Corea, e si creò un suo stile dicendo: io faccio l'originale, anche se Cha Yun-sul lascia le redini della sua scuola a Chang Jin-il, che andò a vivere negli Stati Uniti, dandogli il decimo dan. Quindi, sì, in quel caso è un fondatore che dà il decimo dan, come Toei ricevette il decimo dan dall'Aikikai. Cioè, ci stanno dei decimi dan che non sono postumi, però sono decimi dan politici, ok? Comunque sia, Chang Jin-il effettivamente è colui che porta avanti ufficialmente la titolarità dell'Hapkido. Ma Kim Il-sung dice: io comunque ho mantenuto le origini, non ci ho messo i calci, che poi è relativo perché io ho visto i calci nella Kyusul. No, comunque non propendiamo totalmente sui calci, propendiamo sulle tecniche Aiki, che sarebbe le tecniche Juho del Daito Ryu. Se veramente ci fu il collegamento col Daito, sarebbero le tecniche Juho in confronto alle tecniche Goho, che sarebbero gli Atemi Vazza. Io quello che ho potuto avere constatazione, perché ho avuto poi possibilità di praticare anche con persone che venivano dalla scuola di Kim Il-sung, effettivamente la loro tecnica è molto, molto, molto rigida, ancora più rigida di quello che molti definirebbero: ah, guardate, l'Iwamario è statico. Molto più rigida. Utilizzano molto il Kokyu dell'Aikido al posto dell'Aikage, che è un po' differente dal Kokyu. La presenza dell'Aikisage non compare. Questo per chi è amante delle tecniche Aiki, quindi vi sto dando degli input per chi volesse approfondire, ragazzi. Non è che per forza cose dovete sapere che cos'è un Aikage, Aikisage o il Kokyu, ok? Comunque, molte tecniche si ricordano un po' la rigidezza che si vede in alcune scuole come l'Aikido o lo Shinkan. Dell'Idemokuro qui non ho visto molto. Personalmente parlando, io penso che questo ultimo allievo ci siano molte, cioè, non entro nelle illazioni degli altri maestri di Hapkido che dicono: non è vero, perché l'unico ufficiale sarebbe Chang Jin-il, che è stato l'allievo a cui è stato consegnato quel decimo dan, eccetera, eccetera. Che anche lì poi ci stanno tutti i litigi, perché i Sonbe, ossia i senpai di Chang Jin-il, dicono: io sono stato prima di te, non mi hanno dato il decimo dan perché il maestro non stava morendo, e quindi che cavolo stiamo facendo? Quindi ciascuno parla male dell'altro, è normale. Però effettivamente Kim Il-sung, quando dice che fa Hapkido-sul, perciò Aiki Jujutsu Daito Ryu, perciò Te Dong, io dico: però effettivamente non è molto molto lontano da quelli che dicono che fanno Aiki Jutsu, ok? Vero è però che l'Hapkido-sul, a confronto di quelli che affermano di fare Aiki Jutsu qui in Italia, Aiki Jitsu per la precisione, che è un orrore, orrore, ribadisco, orrore, e non smetterò mai di ripeterlo, qualcosa ha, perché effettivamente è stato comunque allievo di Cha Yun-sul, anche se è un allievo degli ultimi anni, quindi bisogna vedere quanto, perché se andiamo a vedere le foto che Chang Jin-il ha messo per la sua consegna del decimo dan, nel 1985, Cha Yun-sul mi sembra che sia morto nel 1987. Kim Il-sung dice che nell'87 ebbe il permesso di chiamare la sua stile Hapkido-sul. Dobbiamo ammettere che Cha Yun-sul era veramente molto molto anziano, molto molto anziano. Quindi non so cosa possa aver imparato da una persona così anziana, che nelle foto sta così, sta in catalessi. Quindi c'è molto da dire, signori, ricordiamoci, purtroppo quando ci sono giochi di potere e c'è un maestro, tutti cercano di prendere qualcosa. Comunque sia, questo per tornare a noi, il discorso di Cha Yun-sul è questo qua, che è arrivato a un certo punto, questo Kim Yong-sam dice di fare l'Hapkido-sul, e io direi che l'Hapkido-sul non è il Daito Ryu. Però l'Hapkido effettivamente è molto collegato al principe Daito, quindi bisogna vedere come si è sviluppato. Allora, abbiamo definito che Cha Yun-sul, ossia Asao Yoshida, può essere stata una persona vicina a Takeda, non come lui afferma, ossia non era né figlio adottivo, né tantomeno fu il Kaishaku che li aiutò a suicidare. Queste sono cavolate, ok? Sono cavolate proprio.
Però effettivamente qualcosa ha imparato, perché le tecniche Aiki non sono comunque, compare un Kokyu forzato anche in Kim Yong-sam, che è quello della Kyusul, uno degli ultimi allievi comunque mostra questo, e molte tecniche dell'Hapkido sono veramente molto simili al Daitoryu. Quindi qualcosina c'è, qualcosina sicuramente c'è. Il cosa si sia è da domandarselo. Purtroppo non ci sono fonti storiche che possono affermarlo. Io vi posso solo dire che il collegamento però esiste. Da lì a affermare che fu nato dal Daitoryu, ce ne vuole, ok? L'Aikido è nato dal Daitoryu. L'Hakoryu è nato dal Daitoryu. Lo Shorinji Kenpo è nato dal Daitoryu. Ok? Alcune tecniche di Masoyama sono collegate al Daitoryu, collegate non nate, eh? Ma non dire che l'Hapkido sia nato direttamente dal Daitoryu, diciamo che è un figliastro. È un figliastro, e quindi è plausibile che il discorso dello stile Yang che vi ho accennato prima possa essere vero, possa essere pienamente vero. Quindi sappiate che esiste questa possibilità, altissima possibilità. Allora, dall'Hapkido, allora, perché l'Hapkido però in confronto al Daitoryu, se ci sono questi collegamenti, hanno i calci? Questa è una domanda che ci bisogna porsi. La domanda è semplicissima. L'Hapkido che Choyun-sul comportò, perciò all'inizio lui, come vi ho detto, chiamò la sua tecnica Yuzhul, perciò il primo Hapki Yuzhul, Aiki Jujutsu, anche se il termine Hapki non veniva ancora utilizzato, ricordiamoci, il termine Hapki venne utilizzato soltanto successivamente, e Jian Zhe si prende la paternità di aver chiamato Hapkido la prima volta, la stile imparato da Choyun-sul, perché Choyun-sul all'inizio lo chiamava Yuzhul, perciò Jujutsu in coreano. Yawara, che è un termine giapponese che significa lottare, che anche in Corea presumibilmente, anche se alla lunga si può definire, pronunciare alla stessa maniera. Però per molto tempo lo chiamò Yu Kwon-sul, e poi successivamente per distinguersi dal grande e famoso Jian Zhe, suo allievo, lo cominciò a chiamare Hapki Yu Kwon-sul, per poi alla fine adeguarsi e chiamarlo Hapki Do, quando Jian Zhe e Choyun-sul ritornarono di nuovo vicini, e Jian Zhe gli permise di avere delle possibilità lavorative anche per i figli all'interno del governo coreano. Quindi ci furono delle cose un po' particolari, come tutte le cose ambigue e strane delle arti marziali in Corea, ok? In Corea, perché è tutto complesso. Se andiamo anche a analizzare il Kanku Kanai, che è la mia scuola, c'è una storia infinita. Tra qualche anno, ovviamente, io non. Nel nostro stile, il Kanku Kanai non sarà mai famoso come l'Hapkido di Choyun-sul, i grandi maestri come quelli che hanno, per esempio, creato il Warangdo, ok? Non sarà a questi livelli, però effettivamente la complessità con cui ci sono state le vicende umane all'interno, litigi, tentativi di prendere il potere, prendere i soldi, il grande timbro registrato, tutto quanto crea la storia del Kanku Kanai che fino ai giorni nostri, in cui io e Susi abbiamo praticamente ereditato il gran timbro, il titolo, e adesso tranquillamente dico, sono il fondatore del secondo Kanku Kanai. Che pronunci sono? Il discorso fondamentale però è effettivamente che lì parliamo di un gruppo molto più vasto, litigi e riapproci vicini ci furono. Allora, da dove viene questo discorso dei calci? Il calcio, perciò le tecniche di calcio che compaiono nel Hapkido, compaiono grazie alla presenza di molti maestri che avevano già studiato da giovani il Taekkyon. Questo discorso che molti maestri avessero studiato il Taekkyon compare anche nel karate, coloro che avevano imparato, scusate, il karate, che poi alla fine formeranno il Taekwondo, che si divide in Taekwondo, Tangsodo e tutti gli altri stili, poi alla fine una cosa tira l'altra, creano la WTF, poi da lì c'è il litigio, creano l'ITF, eccetera, eccetera. Poi farò un video anche su questo, ve lo prometto, l'ho promesso a uno dei miei amici iscritti, quindi lo farò sicuramente. Le tecniche di calcio derivano dal Taekkyon, e vi posso assicurare che sono molto diverse in Corea, sono molto diverse dalle tecniche di Taekwondo, anche se il Taekkyon ora si sta di nuovo formando, si era già formato un Taekkyon a sé stante. All'epoca le tecniche di Hapkido e di Taekwondo per quanto riguarda i calci erano molto simili, perché ovviamente si cercava di essere più uniti possibile per avere i fondi nazionali e quindi avere una struttura unica.
Però effettivamente il taekwondo veniva finanziato dal governo in modo molto molto ufficiale, mentre invece l'hapkido veniva finanziato per le guardie del corpo. Infatti molte delle guardie del corpo in Corea utilizzano l'hapkido, perché effettivamente le tecniche, mentre in Europa, nel mondo, si prende in giro l'aikido, perché ovviamente purtroppo, non purtroppo, fa parte della cultura dell'aikido, ci sono molte persone che parlano di pace, amore e vivono in un katageiko, cioè in una forma credendo che sia la realtà. Questo è l'errore, però, questo è un errore grave. L'aikido invece è sempre stato, a parità di tecniche, è sempre stato all'interno di questa comunità di guardie del corpo, perché Jian Zhe è stato il promotore di questa cosa, perché è stato guardia del corpo di Park Chung-hee. Quindi, essendo promotore di questo modo di approcciarsi più streetwise, più vicino alle situazioni moderne, ovviamente l'Hapkido si è evoluto in questa maniera, ha avuto fondi dalla nazione in questa maniera. Perciò l'Hapkido è effettivamente molto molto interessante come approccio. Io parlo dell'Hapkido coreano, quello che sta all'esterno del mondo. Ho visto delle cose, degli obrobi che non stanno né cielo né terra. Obrobi non perché è sbagliato la cultura dell'Hapkido che stanno mostrando, è perché è monca. Fanno delle tecniche di calcio che non sono a livelli di quelli coreani. Perché in Corea i ragazzini sin da bambini imparano a dare calci che sono a livelli dei campioni di Taekwondo, calci molto fatti molto molto bene, non perché sono coreani, è perché effettivamente si allenano per fare questo. Nel contempo le tecniche di leva e di proiezione sono a quella manchevolezza che i primi allievi di Choi Yong-sul sentirono. Perché sentirono che mancava qualcosa, perché Choi Yong-sul non portò il Daitoryu che è completo da un certo punto di vista. Quindi, mancando dei principi, ovviamente, cosa fecero? Alcuni immisero il Taekyon dentro per dire: ok, quello che mi manca ci implemento le tecniche di calcio per fare in modo che sia più efficiente. Mentre invece, maestri come Myung Jae Nam, quello che ho già citato, che diventò il primo rappresentante dell'Aikikai, ci mise che cosa? Hanno contattato il Giappone per immetterci dentro l'Aikido, perché ci sembrava effettivamente che fosse tronca di qualcosa. Effettivamente, se vediamo l'ultimo allievo di Choi Yong-sul, il già citato Kim Yong-sam, che fa l'Hap Ki Yong-sul a Daegu, che sta insegnando questo stile dicendo che lui insegna l'originario, effettivamente sembra totalmente ancora più tronca in confronto agli altri. Di che cosa? Dei principi Daito. Il Daito è formato da vari settori che si riuniscono e creano il Daito Ryu. Non si può fare soltanto un settore e dire questo è Daito, questo è Hapkido, ok? Perché la cosa tronca si vede. E qui in Europa, purtroppo, essendo molto lontani per quanto mi concerne, ovviamente non ho visto tutti e non posso, sto solo generalizzando. Ammetto che sto generalizzando. Poi ci sono varie entità che parlano, cioè magari hanno avuto dei contatti più stretti con la Corea e fanno vedere delle cose più precise. Perché più precise? Perché ovviamente si va a vedere che cosa. Magari sono stati in Corea, hanno assimilato tecniche, assimilato cose, assimilato idee. E quindi in generale è plausibile che ci siano persone che fanno l'Hapkido originale. Però il mio consiglio è sempre a tutti i praticanti di Hapkido di fare Aikido, sicuramente perché sono le scuole più diffuse, è l'arte più diffusa. O se avete la possibilità di fare Daito Ryu, perché ovviamente dovete colmare quei buchi. Perché posso assicurare che un praticante di Daito, un praticante esperto di Aikido, le tecniche di Hapkido tronche vengono totalmente eliminate. Perché? Questo vi do un perché. Non perché i praticanti di Aikido siano migliori di quelli di Hapkido, perché il migliore non esiste, l'arte migliore non esiste. Esiste soltanto il praticante che si adegua, si allena tanto, 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 tanto. Ma quello che cambia effettivamente è una cosa semplicissima. Cambia il fatto che se le tecniche Daito, come è stato formato l'idea da Tokimune Takeda di formare i vari settori del Daito in modo molto preciso, molti dei settori elidono il settore precedente. Perciò un settore fa in modo di aumentare la cultura del praticante di Daito, il settore principale fa le basi. I Dembokuroku ti insegnano le basi, le fondamenta,
radicamento, la struttura del corpo. L'Aikido Jutsu ti toglie i blocchi che c'hai su quella rigidezza. Hidenogi ti dà la sensibilità, Goshin no Note ti dà il kimè, la possanza, la tecnica per essere distruttivo, eccetera, eccetera. L'unione di queste fa la prima fase. Purtroppo sono arrivato fino a questo di studio. Kaishaku Soden ti darà altri principi, Menkyo Kaiden ti darà il principio totale. Comunque sia, i vari settori fanno in modo che aumentino la cultura, ma questo aumentare significa che ci stanno togliendo quelle cose, quelle catene che ci legavano al principio prima, ok? E ci sarebbe proprio chilometri e chilometri di video, perciò di giga, 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 per parlare solo della differenza tra Hiden Mokoroku e Aiki no Jutsu, o tra Aiki no Jutsu e Hiden Ogi, ci sarebbe veramente tantissimo da dire. Ma non vi tedio, non preoccupatevi, non vi darò questa pesantezza nei video. Comunque sia, per finire il discorso, è questo qua, che loro per poter fare un qualcosa, per poter fare un qualcosa, fecero, per poter fare un qualcosa, scusate il gioco di parole, comunque sia, per colmare le loro manchevolezze, misero dentro il Tekken, cosa che non fu sbagliato, perché effettivamente la cultura del Tekken era comunque ancora viva e presente durante alla fine dell'occupazione giapponese, anzi si cercò anche di riportarla in auge, solo che con la presenza forte del Taekwondo, della formazione del gruppo di Taekwondo, il Tekken venne un po' messo da parte, quindi quelli di Hapkido, quelli che avevano già studiato il Tekken, alcuni passano direttamente al taekwondo, modificando un po' il modo di dare i calci, eccetera, eccetera. Cosa molto affascinante, veramente molto molto affascinante. Oggi effettivamente in Corea molti che fanno taekwondo fanno anche Hapkido, come qui in Italia, solo che lì effettivamente viene studiato, secondo il mio punto di vista viene studiato molto molto meglio. Detto questo, perché ribadisco, tu puoi dare benissimo i calci e ti sviluppi a dare i calci, però chi dà le leve e proiezioni bisogna continuare a allenarle. Se non le alleni, essendo molto complesse come movimento, ovviamente non puoi fare. Io ti insegno a fare vedo un Kodageshi, me l'ha insegnato durante un seminario. Se non lo alleno 2 volte all'anno, non lo saprò mai utilizzare. Questo è fondamentalmente questo qua. Allora, sappiate, un'ultima nota storica molto interessante è questa qua. Quando Osensei morì, Choyonsu mandò una lettera a Kishimaru Ueshiba, ossia Nidai Dosho, il figlio di Osensei, e durante un'intervista a Kishimaru Ueshiba, Nidai Dosho disse che effettivamente vi furono dei coreani, secondo i suoi racconti del padre, vi furono dei coreani che frequentavano Takeda Sokaku. Cosa è vero, perché negli elenchi troviamo dei coreani, si trovano, anche se Choyun-soo non compare, e da lì sembrerebbe che essendo servitore non potesse comparire. Questi sono discorsi che purtroppo non abbiamo fonti precise storiche, possiamo fare soltanto, non dico illazioni, perché questo non è un'illazione, bensì comunque sia delle teorie. Effettivamente lui dice, ci fu un coreano che frequentava Takeda Sokaku e che probabilmente conosceva Ueshiba. Io penso che questa è un ni, non si sa chi fosse questo coreano. Per la precisione, io credo che Choyun-sul volesse sfruttare l'onda, e questa fu la paura, per esempio, dei Ueshiba, o dell'entourage dei Ueshiba nei riguardi di chi faceva Daito-ryu, che le persone sfruttavano l'onda della fama di Osensei. Perché Osensei fu già famoso durante la sua giovinezza e i suoi anni di quando prestava servizio per la Kenpei Tai, ossia per polizia militare, quando lavorava per il governo giapponese come rappresentante, era presidente di varie organizzazioni legate al Budo, eccetera, eccetera. Nella sua anzianità divenne ancora più famoso proprio grazie all'impegno dato da Kishimaru e da Toei, e quindi questa fama non gli andava a genio che altri ne traessero dopo gli sforzi che fecero loro. Quindi tendenzialmente presumo che questo discorso non fosse neanche totalmente sbagliato, perché effettivamente secondo me Choyun-sul cercò di usufruire della fama di Osensei per poter darsi un nome o creare
confermare le sue teorie che aveva enunciato ai suoi allievi di essere stato allievo di Takeda Sokaku. Quindi è nell'ignoranza delle informazioni, perché anche oggigiorno ci sta molta ignoranza nelle informazioni, ok? Tra una cosa e l'altra, ovviamente, ci può nascere il mito, la mitologia, eccetera, eccetera, di persone che sfruttano l'occasione per poter farsi un nome. Però il problema di fondo, ribadisco, è che Choi Yun-sul conosceva le tecniche Aiki. Non si può dire che non le conosca, non si può dire che i suoi allievi non le sanno applicare. Anzi, vi posso assicurare che nei Kaishi Bazar, nelle tecniche contro tecniche che ho fatto nella mia vita, le persone che mi hanno dato più fastidio sono stati quelli di Shorinji Kenpo e degli Hapkido. Shorinji Kenpo perché alla prima occasione che cercai di fare, per esempio, un Kotegeshi, e vi posso assicurare che il Kotegeshi del Daito Kotegeshi non è una proiezione, eh? Ora metto questa piccola chicca informativa. Kotegaeshi non è una proiezione. Molti fanno la caduta per evitare il blocco. Kotegaeshi è un katame waza, non è un nage waza, come molti intendono. Molti fanno Kotegaeshi e qui si vede la caduta bellissima, che si arriva dalla spettacolarità della scuola Tissier fino alla caduta di base che si insegna ai ragazzi appena iscritti. Perciò non Tobyukemi, eccetera, eccetera. Però in realtà Kotegaeshi non è una proiezione, è un blocco. E come blocco, effettivamente, è un blocco nel Daitoryu, è un blocco che ti sotterra sul posto, ok? Nel Linguae Marie compare nel Katate Dori, Kotegaeshi, dove c'è il movimento a specchio e il dolore ti fa scendere giù, che è una di quelle tracce che compare negli Idemo Koroku, che a sua volta compare anche nell'Hakoryu. Idemo Koroku del Daito, ovviamente. Molto molto affascinante. Sì, sono uno storico anche nel quanto c'è nelle scuole Aiki perché mi piace troppo, troppo. E questo mi ha portato dei guai, però. Comunque, tornando a noi, il discorso è che quelli della Shōjin Kenpo, se tu gli fai una cosa del genere, quelli allenati ti fanno il volo. Fanno non il Tobekemi, ossia la caduta che cadi. Loro ritornano in piedi e stanno di nuovo di fronte a te e col blocco eliminato. Questo fu nel Kaishi Bazaar con un monaco di Shōrinji, mi sembra che si chiamasse, se non mi sbaglio, anche lui Yoshida. È passato tanto tempo, eh. Comunque sia, quando mi fece questa cosa, rimasi così, con gli occhi aperti, vi posso assicurare. Vi posso assicurare perché da lì, ovviamente, lui passò alla tecnica Goho, ossia tecnica di colpo, e solo la fortuna di essendo uno sparring amichevole, al primo colpo che arrivò io feci la porta di Buddha e da lì riuscì a sviluppare altro. Però effettivamente nel Kaichi Bazaar fu molto molto interessante vedere una persona che è più alta, più grossa di me, riusciva a fare la proietta e ritornare in piedi. Incredibile, incredibile, affascinante, cosa che io non riesco a fare. Io ho provato a impararlo, non ce la faccio perché ovviamente non ho quella capacità, magari le mie gambe non mi danno quella capacità, però riesco a fare altro. Quelli di Hapkido invece è nella loro. Loro fanno molte tecniche scendendo a terra, mettendosi in ginocchio, facendo il Kotegeshi. In quel caso cercano di fare il blocco di Kotegeshi, perché anche per loro è un blocco. Poi la caduta esiste per evitare il blocco anche lì, però anche lì molte poche persone lo sanno la realtà. Vi ripeto, bisogna. Il mio invito a voi che fate Hapkido in Italia, perché ovviamente il video che ho guardato in Italia, è di approcciarvi a fare Daitoryu, ovviamente, qualsiasi scuola va bene, capito? Perché effettivamente da lì avete una cultura in più. O alcune scuole di Aikido, molte scuole di Aikido, non alcune, molte scuole di Aikido dove il concetto è molto molto più sviluppato. Ovviamente quando si andano in terra ti ritrovi a ricevere delle tecniche molto dure. Perché lì non c'è il concetto di non facciamo male all'altro, perché ovviamente il nostro compagno di pratica e bisogna rispettare Luke. Lì è proprio fatto per fare la dimostrazione, si entra BAM! Forte. E questo secondo me è sbagliato come approccio. Non lo dico perché sono un Aikidoc, lo dico perché effettivamente è sbagliato. E io critico quei pseudo praticanti o maestri che all'interno di un katageiko, perciò di una forma, fanno le tecniche dure, fanno del male all'altro per dire: oh, guarda quanto sono forte! Non sei forte, perché Luke non si sta difendendo. Se tu mi fai una tecnica per farmi male, un Kotegaeshi fatto con tanto dolore, te lo sto permettendo, perché io ti sto facendo da ok. Ti sto permettendo di fare la tecnica, di studiare la tecnica, di applicare la tecnica.
Ma se stiamo combattendo, io non ti permetto di farmi quello. Devi arrivarci a quello, ma devi arrivarci. E quindi è sbagliato mostrare i muscoli facendo un katageiko. Gli tengo patate per quelli di Hapkido. Però effettivamente la loro tecnica, scendere giù, che sono, incidevano molto sulla spalla, gomito e polso. Infatti mi slogai la spalla. Più che slogare, slussai la spalla, scusate il termine, dove sia più tecnico. Susi, sensei, mi farà così. Perché ha lavorato in ortopedia, quindi. Comunque sia, mi russai la spalla perché, ovviamente, su una forma che noi definiamo Shiona Gay, loro scesero giù in ginocchio e sentì questo che stava partendo. Ovviamente, grazie alle tecniche di Goshi no Te, mentre stavo in volo, presi il Keikogi, che c'ho. Il tobok dell'altro e riuscì a proiettarlo, però effettivamente la spalla era partita. Ok? Cose che si fanno per poter vedere, questo per dirvi che la pratica in Oriente è molto diversa come concept dai dojo in Italia. Non perché in Italia si è meno. Al di là, io considero molti praticanti di italiani di Aikido molto, ma molto, ma molto superiori a molti che troviamo in Oriente, che siano cinesi, giapponesi o coreani. A parte, tra parte la famiglia Lee in Cina, che veramente sono bravissimi, cioè sono bravi, che si può dire a loro? Quella è la nuova generazione, quelli saranno le persone che porteranno avanti la cultura dell'Aikido. Comunque, tornando a noi. È diverso il concetto perché le palestre hanno la tendenza, anche il maestro Kim Yong-sam del Hapkido Soul organizzava e organizza tutt'oggi incontri tra palestre, Kyokushin contro Hapkido Soul contro quelli, cioè contro il Kankukan Aiki. Comunque sia, si incontravano per fare gli scambi tecnici ed era affascinante per questo. In Giappone i dojo, i praticanti, ci sta un momento in cui sensei finisce di fare la lezione e quindi da praticanti si può fare un kaichi baza nel pieno rispetto. Perché è così. In Italia però questo manca perché ciascuno ha paura di perdere il proprio allievo, stanno nei propri dojo e abituati da quelli della terza generazione a parlare male uno dell'altro, ovviamente tutti parlano male dell'altro. A me non, se qualcuno mi fa un kaichi baza e mi entra in una tecnica, mica mi ha rovinato la vita. Impariamo da quelli di Brazilian Jiu-Jitsu, ribadisco sempre lo stesso concetto. Impariamo da loro. Se il maestro viene soffocato, non è mica una vergogna, anzi, il maestro dice: cosa, che tecnica hai fatto? Così che la prossima volta uno non me lo fai più. Amici del Brasilia. E la seconda volta invece cercano anche di imparare e applicarla loro. Io a molti amici miei del Brasile gli ho insegnato alcune tecniche, tipo il dai nicchio. Da terra, che è portentoso perché se una persona entra nell'ottica che a terra le leve sono più forti, immaginate cosa possiamo fare con le tecniche di Aikido o di Daito Ryu. Tutto questo per fare la summa: l'Hapkido e l'Hapkido Soul effettivamente hanno delle connessioni col Daito Ryu e con l'Aikido, e in un modo o nell'altro la storia è molto confusionaria e da lì nascono molte scuole come il Kuksul Won, l'Hapkido, cioè il Luo Huarang Do, che hanno ormai la loro storia, però effettivamente hanno delle connessioni. Io, il mio consiglio è sempre questo: voi che fate da Hapkido in Italia, siete dei pionieri, perché effettivamente siete rimasti a livello di pionieri e vi do tanto di cappello, tanto rispetto. Avete la possibilità di poter organizzare cose, voi maestri di Hapkido in Italia, organizzare cose con le scuole di Aikido o di Daito Ryu, fatelo, fatelo perché colmate quelle informazioni che magari dalla Corea non vi hanno passato, perché in Corea sono, a volte sono dei beep, perché tendono a non voler insegnare tutta la loro conoscenza agli occidentali. Quindi ci sta anche questa possibilità. Quindi fate in modo di fare più connessioni, perché solo il cross training permette di avere una cultura più vasta per quanto concerne l'Aiki. Ok? Detto questo, grazie di essere stati qua. Iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Grazie.